E buongiorno e buonasera a tutti, bentornati sul mio canale, io sono Asbralt, siamo qui con la carriera allenatore di FIFA, quinto episodio, con il nostro Benevento, siamo alla seconda giornata di Serie A contro il Bologna, dovremmo giocarci fra qualche giorno, sta per finire il mercato e noi non abbiamo offerte. Purtroppo non abbiamo offerte. E quindi i nostri obiettivi vanno un po' a sfumare. Però vediamo, vediamo, avanziamo di qualche giorno e vediamo che cosa succede in questi giorni che trascorrono. Allora, ci è arrivata una mail. Riccardo Piscitelli per 90.000 euro. Andiamo a vedere. Allora, Riccardo Piscitelli, sì, era uno di quelli che dovevamo vendere. Valore 90.000 e ci offrono 90.000. Possiamo accettare anche 69 o 47. Allora, noi accettiamo subito, senza discutere, nessun problema. Poi, allora, questi sono quelli che abbiamo comprato. Andiamo a vedere se riusciamo a fare qualcos'altro. Io volevo comprare Patrick Cutrone. Però non abbiamo ancora abbastanza informazioni. E quindi non lo possiamo prendere. Perché abbiamo visto che possiamo prenderlo con 3 milioni e 9 più o meno. Però lo stipendio è il problema. Quindi per adesso andiamo a vedere qualcos'altro. Oppure aspettiamo che il nostro osservatore ci dia ancora più informazioni. Comunque andiamo a giocarci questa partita con il Bologna e vediamo se riusciamo a portare a casa almeno i primi punti della stagione. Ah, la Juve ha ricomprato Coman. O Coman, giustamente, francese. Allora, vediamo un po'. Giocatori impegnati con le nazionali. Vabbè, ovviamente con la Slovenia, Belez. Offerta per il trasferimento di Amato Ciciretti, 9 milioni e 3. Il Genoa però. Non lo so. Vediamo. Andiamo a vedere se abbiamo rifiutato 13,5. Quindi ovviamente dobbiamo rifiutare. Però, se ci danno 15 milioni, 15 milioni, forse possiamo darglielo. Non lo vorrei dar via, però. Ah, nuova offerta. Facciamo 15 milioni. Accetteranno mai. È il massimo che possono offrire e quindi nulla di fatto. Ok. Andiamo avanti. E andiamo a giocarci questa partita. Che con il Bologna. Stop trattare. Allora, Canutè non se ne vuole andare. È incredibile. È incredibile. Ha rifiutato tutte le offerte che gli sono arrivate. Ma non lo so. Noi così non facciamo caso. A parte che erano 100.000 euro. Però andiamo a giocarci la partita. Allora, siamo in casa contro il Bologna. Il Bologna ho visto su FIFA in qualche carriera che arriva in Europa tranquillamente, quindi è una squadra abbastanza forte. Stadio pienissimo. Perché stadio classico? Io ho messo il Ciro Vigorito, però vabbè, andiamo a giocarci questa partita e mettiamo contropiede, sì, giustamente, perché sennò. Certo che vogliamo riscattarci, vai. Si è già fatto male Cataldi. Perfetto! E vai! Primo infortunio della stagione. Anzi, secondo però. Penso che questo sia anche grave, eh. Non lo so, ma ha chiesto subito il cambio. Antei, no, no! Occhio Palacio!
Brignoli, signori Brignoli. Però Antei non mi può fare quelle stupidate lì. Cosa che io non gli ho chiesto di fare. Ma ho premuto subito il tasto per spazzare la palla. Però vabbè. Bravo Calabria. Allora, Calabria è stato un acquisto azzeccatissimo. Attenzione, Iemmello da solo. Iemmello da solo. La piazza su. Che cosa ha sbagliato Iemmello? Come ha fatto a sbagliarlo? No, non ci credo. Non ci posso credere. Bella, bravo. Ajapong. Un acquisto più brutto non lo potevamo fare, però adesso si può riscattare. Attenzione, Ajapong. Dentro per Ciciretti. Mamma mia, cosa ha preso Mirante? Io più che piazzarla non potevo fare. Mamma mia. Ciciretti. Occhio, gol mangiato, gol subito, eh. Occhio, occhio, Brignoli. No, ragazzi, parata e palo. Oh, questa è un'azione fortunatissima. Ci è andata non bene, di più. Ah. Incredibile, incredibile. Il Bologna è forte, l'ho detto. Su FIFA il Bologna è fortissimo. Guardalo ancora lì. Niente, 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 niente. Ha segnato Verdi. Vedi come urlano sti difficili. Ci hanno infilato come degli spiedini. Va bene. 1-0. Anzi, 0-1 perché siamo in casa noi. Andiamo a recuperarla, dai. Dobbiamo fare dei punti. Dobbiamo salvarci, ragazzi. Dobbiamo salvarci. Dai, dai. Tanto abbiamo ammazzato qualcuno. Va bene. Occhio Don Sa. Occhio Don Sa. No. Perché io schiaccio il tasto per rinviare lungo e guarda che cosa fa? L'ha passata indietro all'avversario, l'ha passata. Palacio. Palacio. Vabbè. Niente, allora mettiamoci in offensiva. Tanto ormai perdere 2-0, perdere 5-0 non fa differenza. Beh sì. Ci sono tre reti di differenza. Però comunque vabbè, si perde lo stesso, quindi piuttosto me la gioco. Non li prendiamo, non li prendiamo, Palacio. Attenzione. No, vabbè. Non ci credo. Allora, Antei sta facendo di quelle stupidate. Lo abbiamo elogiato all'inizio, proprio alle prime partite abbiamo detto è un campione, è il capo della nostra difesa, il ministro della difesa. No, niente. Dai, Brignoli. Niente, niente. Palacio ci fa la doppietta, signori. Doppietta di Palacio, non so se. Se vi è chiaro questa cosa, doppietta di Palacio con quel codino decentrato, vabbè. Niente, 3-0 dopo 31 minuti. Bellissimo. Comunque, dai, ci sa. Dentro per Iemmello. Dai, Iemmello. Recuperiamola sta partita. Ciciretti! Esultiamo per un 3-1, va bene. Però va benissimo così. Abbiamo segnato il nostro gol. Inquadratura speciale? Eh sì, perché al volo. Di sinistro al volo, signori. Ciciretti. Bellissimo. Centrale, ma perfetto. Il nostro allenatore che esulta. Che
che poi siamo noi. Niente, finisce il primo tempo, siamo sotto 3-1, eravamo sotto 3-0, almeno abbiamo fatto quello che per ora è il gol della speranza. Speriamo non diventi il gol della bandiera, perché sennò veramente vuol dire che subiamo altri gol o comunque finisce così. Letizia, Ajapong, vai il contropiede. Ajapong parte in contropiede. Bellissimo, bellissimo. Che cosa sta facendo? Perché ha fatto quella roba lì invece di tirare? Va bene, dai. Meglio così, perché se tirava... Mamma mia, Iemmello. Ci siamo, dai, ci siamo, ci siamo. Cipsa. Calabria per Ciciretti, che la tiene non so come, poi la perde. So come. Occhio! Non è possibile. Non è possibile. Mettiamo da Alessandro, sì, sì. Come vede la porta lui? Come vede la porta lui, non la vede nessuno. Ma vai via, va. Poli. Che difesa, ragazzi. Abbiamo sfiorato il 3-2. Abbiamo preso il 4-1. Perfetto. Calabria. Giustamente. Se uno sbaglia tutti i gol, ma cioè, più che sbagliare i gol è sbagliare in difesa, perché stiamo facendo di quelle stupidate difensive. Dai, Cipsa, dentro per Ciciretti. Provato lo scavino. Mamma mia. Se avessi segnato col cucchiaio lì, anche perdendo la partita fa niente, avremmo vinto lo stesso. Ecco il quarto uomo che segna. Alessandro. E Letizia, devi scattare, però. Non puoi fare queste cose. Rimessa veloce. Non lasciano il tempo ai difensori di piazzarsi. Grazie. Intervento del regalo. Memushai. Mamma mia. Comunque, primo errore anche del Bologna. Va bene. Questo giocatore è certamente tra i migliori in campo, sei d'accordo Stefano? La grafica con Dai. Il numero di palloni toccati conferma la bontà della tua analisi. Ciciretti dentro? Costantemente Mirante. Nessun problema per il portiere. Ragazzi, l'avevo detto che sarebbe di stata difficile. Lorenzo Insigne ha completato il passaggio questo... al Bayern Monaco dal Napoli. Sì, vabbè, Insigne al Bayern Monaco. Su di lui, riuscendo alla fine a metterlo sotto contratto. È impossibile. Bologna prova a proporsi davanti. Per tanti motivi. Al Bayern Monaco non serve un giocatore come Insigne. E il Napoli non dà via Insigne. Intervento effettivo. Niente, 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 niente. Occhio Donsa, occhio! Ma che gol ha fatto? Grande coordinazione, grande traiettoria, si è insaccato sulla traversa. Non lo so, non lo so. Una gran figura da cioccolatai. Come definirla, se no? Iemmello, dai che facciamo almeno il secondo gol, almeno quello, dai, cioè non dico tanto. Però già perdere in prendere in casa 5 gol dal Bologna. Eh beh, migliore in campo. Per noi. Finisce qui, signori. 5-1. Migliore in campo. Non c'è più tempo. Ne abbiamo prese 5 dal Bologna. Difesa inesistente. Vabbè, Ciciretti, migliore in campo. Mi sembra anche giusto, è l'unico che ha segnato. Oh, neanche Piscitelli se ne vuole andare, signori, ma cos'è sta roba? Cos'è sta mafia? Nessuno se ne vuole andare via dal Benevento. Erano 90.000 euro, però. Ah, 5 giorni, contusione alla spalla. Va benissimo, va benissimo. Allora, andiamo avanti e vediamo di far qualcosa. Dobbiamo vendere e assolutamente comprare, perché siamo messi non male di più. Comunque abbiamo circa 4 milioni con 35 mila. Sì. Allora andiamo a tentare un colpo. Vediamo. In difesa.
Tentiamo Paolo Cannavaro, perché Paolo Cannavaro ha 36 anni, sì. Ah, si vuole ritirare? Ma come? Io ho visto in altre carriere che qualcuno l'ha preso. Niente. Allora, tentiamo Bonifazi, perché ho visto che ci sono difensori, ma non lo so, o costano tantissimo. Volevo prendere Acerbi, ma vale 13 milioni. Non potremo mai permettercelo. Proviamo Bonifazi. Voglio vedere che cosa ci offre questo giocatore, cioè che cosa possiamo offrire noi a questo giocatore. Lui vale 3 milioni e 6. 3 milioni e 6. Noi possiamo offrire 3 milioni. Vediamo, ci teniamo qualche riserva. Vediamo che cosa ci dicono con 3 milioni. 4-2. 4-2. Più il 10%. Allora, io faccio la controfferta. Clausola per la rivendita, ti do il 25%. Però ti do, offriamo 3-4. 3-4 col 25, 25%. Hanno aumentato. 4.550? No, assolutamente no. Io ti do, se vuoi, ti do 4 punto e basta. Anzi, guarda, ti do 3,9. Non sono disposto. No, no, no. Ti do 4 e te li devi prendere però. Con clausola per la rivendita del 20%. Hanno aumentato ancora di più! Mandate via, va. Per favore. Pagliacci. Vabbè. Ah, vedete, Acerbi 14 milioni. Non potremo mai e poi mai aggiudicarcelo. Vediamo un po'. Bastoni io lo prenderei, però è giovane. Io ho bisogno di un difensore con esperienza. Però a questo punto, contattiamo ancora per acquistare Cutrone. O se no, ma Chiesa già. Proviamo, proviamo. Diamo in cambio magari uno dei nostri attaccanti. Diamo Massimo Coda. Ok. Coda più soldi. Controfferta. Vogliono Coda più 2 e 8,75. Io ti dico che ti do 2. Ok? Più una clausola del 25%, perché tanto. Vediamo che cosa ci dicono. Allora, come l'altra volta, il Milan accetta la cessione di Cutrone. Adesso però noi non sappiamo quanto guadagna Cutrone. Questo è il problema. Quindi noi dobbiamo andargli a offrire un contratto adeguato.
Allora, importante, perfetto. 4 anni va benissimo, l'altra volta erano 5. Nessuna clausola rescissoria, va bene. Stipendio. Allora, noi abbiamo 57.000. E questi sono giocatori che prendono molto. Andiamo a offrire 45.000 più un bonus d'ingaggio di 800.000 euro. Dai, proviamo. Se non gli va bene, veramente abbiamo offerto tantissimo. Allora, signori, Patrick Cutrone al Benevento. Perfetto, perfetto. Abbiamo fatto un acquisto, fortunatamente. E io direi che va bene così. Va benissimo così. Poi se ci arriva qualche offerta per, ovviamente, vendere qualcuno, assolutamente sì. Però andiamo avanti in questa maniera. Ah, allora, ci è arrivata un'offerta dal Club Brugge. Vabbè, quel che l'è. Per Amato Ciciretti. Ma io ho i giocatori in vendita e questi mi vanno a chiedere Amato Ciciretti. Ah, allora, potrei cambiare modulo, perché abbiamo acquistato Cutrone. Potrei passare a due punte, quindi Iemmello Cutrone. Sempre 9-2 ci offrono. Vediamo, vediamo se riusciamo a spuntare qualche euro in più. Lui vale 9-5, noi possiamo accettare 11-1. Allora, andiamo a trattare. Dammi 12. Niente, niente. Rifiutano. Ci teniamo Ciciretti, che è il nostro capitano. Ok. Possiamo avanzare. Ancora Piscitelli. Va bene, tanto rifiuta sto babbazzo. Accettiamo l'offerta così, senza... E andiamo avanti. Ok, signori, allora, Piscitelli ovviamente ha rifiutato, quel cretino. Sì, niente, niente, è finito il mercato, si è concluso. 470 milioni spesi. Va bene, noi ne abbiamo spesi abbastanza, comunque ne abbiamo spesi. Non crediamo di aver fatto chissà che cosa di poco. Allora, io mi vado a fare gli allenamenti adesso. Beh. A parte Cutrone che ha preso F, ma... è il primo allenamento con noi, dai. Va bene. Allora, io direi di fermarci qui con questa puntata di FIFA 18 nella carriera allenatore con il nostro Benevento. Abbiamo fatto una partita che abbiamo perso malamente. Abbiamo continuato il mercato, abbiamo acquistato Patrick Cutrone, che è una punta che può crescere molto, quindi abbiamo praticamente preso tutti i giovani del Milan, Calabria, Cutrone. Abbiamo preso Ajapong, che non serve a nulla. No, beh, deve crescere, io ho fiducia in questo ragazzo. Vabbè, comunque vi rimando alla prossima puntata di FIFA 18, la carriera allenatore con il Benevento. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Lasciate un like, lasciate un commento e condividete il video. Seguitemi anche sui social che trovate in descrizione e nel primo commento. E ci vediamo a una prossima puntata. Ciao a tutti da Asbrad.